grande. Allora, non so se hai intuito, perché queste cinque immagini, queste tre che sono i processi cartacei ad agio d'argento, in tutto questo lavoro che dovrebbe essere come un inno alla fotografia analogica e obsoleta, no, non mi piace questo termine, la fotografia antica, queste tre immagini non lo sono, sono riproduzioni digitali. Quindi all'interno di questo processo c'è anche la fotografia digitale. Quindi sono riproduzioni digitali, ma dopo la stampa che cos'è fisicamente? È una riproduzione digitale di quello che era la stampa che bruciava. Quindi è una stampa digitale. Questa fisicamente è un oggetto di chiostro, che cos'è? Cioè tu hai fotografato? Quello, io ho fotografato questo con una macchina digitale e poi mi sono stampato al meglio. No, io questo l'ho fotografato a 10-12, dopo ho fatto la scansione. Ok, una volta la scansione, che tipo di stampante hai usato? Non lo so, comunque è una stampante digitale. Ho capito. Io non so esattamente. Ecco, io contesto un po' quando il concetto di stampante digitale, perché qualsiasi stampante è analogica, anche quella digitale, perché tu, che cos'è questo? È carta, cosa c'è sopra? Pigmenti, carta, noi vediamo... Non la particella per esempio. Ho capito, però vediamo pigmenti e carta, e quindi un'immagine che è stata nel mondo digitale nel momento in cui la ripresa deve tornare nel nostro mondo analogico, se no non la possiamo vedere. Quindi alla fine noi siamo analogici, vediamo in analogico e tutto deve ritornare nel mondo analogico. Però c'è una identità quasi assoluta tra questa lumina, questa bruciata e quella vera. Questa. Anche se altre cose sono importanti, è l'operazione compressiva quella che hai intenso. E d'altra parte acquisisce maggior valore proprio perché è una contaminazione, un intreccio, una successione di che ha un suo principio, una sua fine, che chiudono un cerchio che ha una sua logica, ecco. Quello era l'intento, quello è stato il risultato.